Buonasera carissimi amici di Cristiani Today del blog Rita Sberna, benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale con la fede e l'amore di Dio. Questa sera parliamo di un'enciclica scritta da l'ormai San Giovanni Paolo II, allora Karol Wojtyla, l'enciclica Divis in Misericordia scritta nel 1980, e approfondiamo questo argomento con lo scrittore Andrea Pagnini, benvenuto. Ciao Rita, ciao Stefano, buonasera a tutti. Ciao Andrea e benvenuto questa sera in questa chiacchierata che sicuramente sarà interessante come tutte le altre, dove appunto parliamo del grande San Giovanni Paolo II e di questa enciclica molto importante che si collega alla Divina Misericordia. Infatti ti chiedo di spiegarci come nasce esattamente l'enciclica Divis Misericordia. Sappiamo che comunque Giovanni Paolo II era molto devoto alla Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska. Allora, per iniziare a spiegare che cos'è, diciamo così, il succo, il nocciolo della Divina Misericordia, dobbiamo fare un salto indietro di quasi 70-80 anni, ovvero tornare all'infanzia di Giovanni Paolo II. Perché quando un pontefice, voi un sacerdote, una suora o anche noi, scriviamo qualcosa di importante, solitamente, specialmente un pontefice, specialmente lo fa per descrivere una situazione della sua vita molto molto preponderante, neanche importante, proprio ancora più importante, preponderante. Giovanni Paolo II all'epoca non era neppure sacerdote, quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale, quando Hitler dichiarò guerra al mondo, in pratica all'Europa. Karol Wojtyła la visse veramente però la guerra in prima persona, perse anche degli amici. Nella mente però del neanche ancora seminarista Karol, non Don Karol ma seminarista, ancora neppure lo era, c'era questa domanda che balenava nella sua testa, che lui lo disse più volte durante il pontificato: come fanno gli uomini ad odiare così tanto i loro fratelli, uomini che Dio ha creato e ha battezzato? Come si può andare contro tutta questa violenza e riportare l'amore nel mondo? Ma c'è un motivo, c'è un modo, deve esserci una strada. E qual era questa strada? L'amore, semplice, né più né meno, l'amore, l'amore divino, per cui avere misericordia per i fratelli. Divina Misericordia, ovviamente non se l'è inventata lui, sia chiaro. 10 anni prima Santa Faustina Kowalska ebbe le famose apparizioni di Gesù Misericordioso, da lì inizia tutto questo filo di santità che oggi tuttora noi ci portiamo nel mondo con noi e lo viviamo. Diciamo così che Giovanni Paolo II era un sacerdote che andò proprio controcorrente, nel senso che i documenti dell'epoca parlano che lui volesse rifiutare anche il vescovato, questo lo sanno bene i polacchi perché era troppo giovane, solo 38 anni, però all'epoca il vescovo Wyszyński vide in lui qualcosa di veramente straordinario, cioè un uomo che poteva, non dico cambiare il mondo, l'ha fatto, però portare quella luce di Dio alla sua diocesi, poi la porterà al mondo. Pensate che Giovanni Paolo II era talmente preso dalla Divina Misericordia, ovviamente da Maria, sappiamo tutti, che fece imprimere nel suo stemma pontificio il famoso araldo papale, no? Quando un papa viene eletto viene steso dalla loggia di Pietro l'araldo, questo grande telo, e lui ci fece imprimere quella M celeste. Lui era molto devoto alla Madonna, però la M, appunto come dici tu, era la M di Maria, ma anche la M di Misericordia. Esattamente. Il Papa, come dicevo, diede ascolto alle parole di Santa Faustina, tanto che grazie a lui venne prima beatificata, poi canonizzata. Prima il mondo non conosceva, fino agli anni 70 il mondo non conosceva, o negli anni 80, 78 è stato eletto, non conosceva con questa santa polacca. Vedete che tutti i tasselli nel corso della storia Gesù ce li fa ritrovare uno ad uno accanto all'altro e diventano veramente un'autostrada di luce. Il Cardinal Bertone un giorno disse: la santità degli uomini altro non è che un fascio di luce che illumina il corso della storia e si prolunga nel tempo.
Io voglio tirare in ballo questa sera, citare per me un grande sacerdote, padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, che salutiamo tutti affettuosamente, che descrive proprio Giovanni Paolo II e Santa Faustina Kowalska come due fari luminosi E ha ragione, che perché indicano, sono stati due fari luminosi. esatto, che indicano ancora oggi la via al mondo, la via della salvezza al mondo moderno per l'umanità, per puntare al paradiso. Ma per parlare di questo, per parlare proprio di Giovanni Paolo II, come scrisse, perché scrisse la Divina Misericordia, andiamo avanti con questa Ecco, bella chiacchierata questo di infatti ci arriviamo a poco, te. perché Sì. ti vorrei prima fare un'altra domanda. Intanto io saluto Prego. le persone che ci hanno appena scritto, Gianni, Miriana, un profilo che si chiama Mammina Mia Dolce, e poi saluto Don Luca. Sono contenta che anche Don Luca questa sera è tra noi. Don Luca scrive: senza la misericordia il mondo non starebbe in piedi, perché appunto la misericordia io penso che sia l'ossigeno di questo mondo. Senza misericordia Sì, non ci sarebbe il perdono, la no, speranza, la fratellanza, la infatti, comprensione tra di noi. Una domanda che voglio farti è che appunto ci sono due encicliche collegate proprio al disegno della Divina Misericordia. Una di queste encicliche, diciamo, Giovanni Paolo II affronta il tema, è un tema molto importante, il tema della redenzione degli uomini. Spiegaci di che si tratta. Allora, Giovanni Paolo II aveva un'idea ben chiara, però dire Giovanni Paolo II, un mio ex docente di teologia, disse: chiamarlo Giovanni Paolo II è quasi un insulto. Non è vero, lo diceva per scherzare, però va sottolineato l'anima di Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, da sacerdote e poi da vescovo fino a cardinale, poi divenne papa. Lui diceva: l'uomo, avendo vissuto nazismo, attenzione, lui diceva: tutti gli uomini al mondo per salvarsi devono redimersi, altrimenti non si va in paradiso. E questo è un dato di fede, un dogma, non lo invento io. Lui, in pratica, nel 1979, il 4 marzo del 79, dà alle stampe la sua prima enciclica, per l'appunto Redemptor Hominis, enciclica che poi avrebbe aperto la strada alla Redemptor Missio, alla Divis Misericordia, alle altre encicliche. Quella era di fondamentale importanza, perché lui descrive che senza la confessione è impossibile avere un incontro con Gesù. Quindi è praticamente impossibile la Dives in misericordia, vivere nella misericordia di Dio. Detto da un sacerdote, poi Papa, fa un po' pensare. Perché sono collegate? Per questo, perché lui diceva: Dio è ricco di misericordia. Con queste parole il Santo Padre iniziava la sua seconda enciclica, ossia la redenzione degli uomini. La sua seconda enciclica, scusatemi, la Dives in misericordia. Però Giovanni Paolo II, allora i papi quando scrivono le loro encicliche, che non sono tutte programmatiche, attenzione, la prima lo è, le altre no. Lui con la prima enciclica, infatti, Redemptor Hominis, a 5 anni di distanza nell'83, 4 anni di distanza nell'83, che cosa farà lui? Indirà il suo primo anno giubilare straordinario della redenzione in Vaticano. Oggi noi siamo freschi di anno giubilare della misericordia, ma pensate a un Papa che dopo 4 anni dice al mondo: apro un giubileo dell'83, agosto 83, adesso non ricordo bene. Perché indire un anno della misericordia, un anno, scusatemi, un anno della redenzione straordinario? Perché lui, tanti anni prima, Rita, disse che, questa qui la dico grossa, ma in realtà, che la famiglia era molto minacciata, lo disse da cardinale. Il mondo non sa veramente ancora oggi. Credo che i fedeli cattolici in tutto il Immaginiamoci mondo. oggi la famiglia, se non è Punto! minacciata. Ma vedi, Rita, quanto sono avanti i papi? Nel I papi 76 lui vedono disse: il oltre. mondo. Mamma mia, i papi hanno già 20 anni in futuro. Io non oso immaginare cosa accadrà con Francesco, con la Misericordia et Misera, con le encicliche che lui ha scritto, con la Laudato Si'. Immaginiamoci il mondo fra tanti anni come sarà, come l'ha descritto il Papa. Pensiamoci.
Allora, dobbiamo capire, per capire le sue encicliche, la grande fede però del Santo Padre, ossia la scelta del Papa nell'avvisare il mondo che se noi tutti non apriamo le nostre esistenze terrene alla Divina Misericordia, non c'è futuro per gli uomini. O meglio, viviamo in questo mondo, sì, vabbè, ma tutti lo fanno anche le rockstar, eh? Ne parlavamo ieri, Rita, al telefono, Rita, di un grande attore che purtroppo per aver successo, che cosa ha fatto? Attore famosissimo che tutti conoscono, non farò il Non è nome, solo altrimenti lui. ci credono. Intanto aspetta, Non Andrea, facciamo il nome, ti... Rita, per carità, No, no. lo so. Andrea, ti blocco intanto perché saluto Marina Nalesso che si è collegata e poi niente, mi ha incuriosito il messaggio di una persona che ci ha scritto, no? Perché ci sentiva parlare di misericordia, di conversione. E Salvatore scrive: Rita, scusa, ciao. La Bibbia dice solo con Gesù si deve conversare, ma nessuno. Ma con nessuno più. Volevo rispondere a Salvatore dicendo che non penso che nella Bibbia ci sia scritto che la persona deve confessarsi direttamente con Dio. Questa è una cosa che non è assolutamente vero, perché Gesù nel Vangelo ci ha lasciato i sacerdoti, come suoi strumenti, e tramite il sacerdote arriva il perdono e la misericordia di Dio. Quindi la confessione è un sacramento che è stato istituito da Gesù, per cui devo controbattere a questa tua affermazione, Salvatore. Anzi, ti inviterei ad informarti meglio, magari ad andare anche da un sacerdote e a chiarire i tuoi dubbi, perché è un dubbio che è nato nel tuo cuore, quindi ti invito a chiarirlo. Ecco, continuando con il discorso, il Papa sull'onda della Divis Misericordia, disse un'affermazione che è appunto un'affermazione secca, cioè non ci si può sbagliare. Giovanni Paolo II disse: il terzo millennio o sarà cristiano o non lo sarà. Cioè lui sta dicendo: il terzo millennio o sarà credente o sarà completamente ateo. Allora, torniamo un attimino a Padre Livio Fanzaga di Radio Maria. Lui lo ripete quasi ogni giorno, lo ha fatto anche imprimere dietro i santini, le immagini di Maria, le abbiamo tutti quell'immagine. Il terzo millennio sarà cristiano o non sarà? Allora, noi forse non riusciamo ad entrare in questo ragionamento così complesso. Per un uomo, Rita, che ha vissuto la guerra, vedere camminare i mitra in strada, i carri armati, e vedere un odio così totale verso la forma, verso la generazione umana, la famosa humanum genus, ti ricordi, no? Di Leone XIII, tutto si ricollega. Lui non poteva che dire il contrario. Nel 1991, durante un Angelus, quando Bush dichiarò guerra a Saddam Hussein, lui con la voce rotta dal pianto, in un Angelus domenicale disse: mai più la guerra, avventura senza ritorno. La Divis Misericordia questo ci dice: non solo che non c'è futuro se non viviamo la misericordia di un giorno, ma vinciamo le nostre ombre, le nostre fobie, le nostre paure, i nostri timori, le nostre angosce. Dio spazza via tutto, noi forse non ce ne rendiamo conto, Rita, seriamente. Facciamo i beati, i santi, tutti i giorni in chiesa, mi fermo sempre. Non sappiamo ancora oggi cos'è la Divina Misericordia. Aspetta un attimo, prima di partire con la terza domanda, io ti farei vedere una foto dove Giovanni Paolo II mostra al mondo, svela la Divina Misericordia. Un attimo, Stefano, che devo aprire Skype grande, altrimenti non la vedo neppure io. Guardatemi, devo togliere il microfono. Vedete questa immagine? No, non si vede, dovresti alzarla di 13 più. maggio. Allora, te la faccio vedere. 13 maggio 1981. Ali Aksha spara al Papa. Come si fa a... La vedete? Sì, l'abbiamo vista. Allora, Aliaksha spara al Papa, 17-17 del 13 maggio 81, un mese prima dell'apparizione di Medjugorje, guarda caso. Il Papa svela al mondo la verità tutta intera della Divina Misericordia. Dov'è la Divina Misericordia, Rita? Nel perdono. Un uomo gli ha sparato, il Papa ha perdonato. La Divina Misericordia si è compiuta quel 13 maggio 81, guarda caso, nell'anniversario dell'apparizione di Dell'apparizione Fatima. di Fatima, infatti. Ma ne avete parlato ieri sera, non voglio riaprire
il discorso, insomma, ne avete già parlato ampiamente ieri con Padre Luigi, memorabile discorso. Andiamo avanti, Rita. Andiamo pure avanti. Pronto? Sì, allora stavamo parlando Ci sei, appunto Rita? proprio. Sì, ci sono. No, pensavo che stavi andando avanti col discorso. No, dico, ritornando all'affermazione di Giovanni Paolo II, il terzo millennio o sarà cristiano o non lo sarà. Qui non ci sono vie di mezzo. Quello che appunto ti chiedevo, vuoi aggiungere, diciamo, una spiegazione a questa affermazione di Karol Wojtyla? Cioè, secondo te questo terzo millennio è cristiano? Non lo è? Allora, qui non è secondo me o secondo te se cristiano lo è. Per me lo è tantissimo, ma tantissimo davvero. Allora, Giovanni Paolo II apre l'enciclica con questa parola, con questa frase che illuminerà tutti. Dio che abita una luce inaccessibile parla nello stesso tempo all'uomo col linguaggio di tutto il cosmo. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili, attenzione, invisibili, non visibili ma invisibili, tocca al cuore dell'uomo e l'anima, possono essere contemplate, infatti, con l'intelletto nelle opere di lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. La conversione, Rita, viene nel cuore, avviene. Queste parole ci offrono un quadro chiarissimo di come lui ancora oggi, di come noi ancora oggi, siamo fermi ad una fede superficialissima. Siamo come in un museo delle cere. Questo l'ha detto Ravasi, e l'ha detto anche il Papa, Cardinal Ravasi e il Papa. Vediamo con meraviglia e con stupore le grandi opere del passato. Entriamo nella Cappella Sistina, oh che bello! Però non riusciamo a mettere le mani nella carne di Cristo. Questo l'ha detto anche Francesco, ma lo ha detto prima Giovanni Paolo II. Non riusciamo a vivere quella fede in profondità nel cuore e nell'anima dell'uomo e non abbiamo voglia di avvicinarci perché sai, a casa si sta meglio, chi me lo fa fare ad uscire, ma no, io sto bene. E qui viene un altro santo in nostro aiuto ed entra in ballo il poverello di Assisi, San Francesco, con la sua lungimiranza disse una cosa straordinaria: troverete la fede in Dio contemplando la bellezza e la perfezione del creato. Allora, noi dobbiamo capire che la Divina Misericordia, alla fine di tutto, ci parla come enciclica, ma Dio ci parla attraverso la perfezione del creato, attraverso la creazione. Se noi non riusciamo a capire che le stelle, il sole, la luna, si muove tutto a favore nostro, noi ne siamo parte, la Divina Misericordia possiamo leggerla anche 10 anni di fila, ogni giorno, tanto non la comprendi. Ecco, Dobbiamo è avere il vero, e cuore Dio ci puro. parla attraverso i segni, come anche il peccato contamina pure la terra. Non soltanto Dio ha creato appunto Assolutamente. l'universo, il sole, le stelle, le piante, gli esseri umani, però il peccato contamina tutte queste creazioni di Dio. E allegandomi sempre alla Divis Misericordia, come dicevamo prima, quando il Papa scrive qualcosa, chiunque esso sia, non lo scrive a caso, anche perché sappiamo che il caso non esiste per le persone che credono in Dio. Ma come dicevi tu, il Papa vede oltre. Quindi, se il Papa ha scritto Divis Misericordia nel 1980, non a caso poi nel 1992 ha istituito proprio la festa della Divina Misericordia, la prima domenica dopo Pasqua, dedicata proprio alla Divina Misericordia. Questo sta a significare che lui era devoto alla Divina Misericordia, era in un certo senso devoto anche a queste apparizioni che Suor Faustina ha avuto e soprattutto ha trovato un modo tramite questa festa per spargere la misericordia di Dio a tutto il popolo. Assolutamente sì. Allora, diciamoci la verità chiara fino in fondo. Noi, perché siamo mossi dal senso di bene, di pace? Chi è mosso da questo? Perché vogliamo il paradiso, perché non vogliamo l'inferno, cioè non vogliamo veramente stare in purgatorio. Tutti mirano al paradiso, dal primo all'ultimo, non c'è persona. Anche gli atei cercano la Divina Misericordia, purché non lo ammetteranno mai. La cercano,
Le persone che fanno cose strane nella vita, a parte col demonio, ma fanno cose veramente a favore di droghe, alcol e via dicendo, quelle sono ricercatrici di misericordia. Poi quando la trovano, si guariscono. E non ci vuole chissà che cosa. Certo, psichiatri, psicologi, ok, ma in primis è Dio, ragazzi, c'è cioè veramente lui. Ma lì bisogna veramente trovare il coraggio di prendere, come diceva Giovanni Paolo II, la nostra vita in mano e farne un capolavoro. Perché prima di tutto, per vivere i segni di Dio, come ci dice Giovanni Paolo II, bisogna avere il coraggio di incontrarlo. Io sono convinto di una cosa, che se tu chiedi a una persona, e qui mi viene incontro Francesco, che giorno, mese, ora tu hai fatto l'incontro con Dio? Lui lo dice, io il mio lo so, tu lo sai perché Medjugorje, quanti lo sanno, quanti veramente oggi possono dire io sono veramente cristiano, se vedo una persona per strada che vive in cattività, poverina, non ha nulla, io applico la divina misericordia e mi fermo, faccio come il buon samaritano. Chi lo dica, alzi la mano, è già santo. Purtroppo l'alzeranno in pochi. Tutto lì il problema, hai capito, Rita? Questo il Papa ci vuole far capire, nient'altro. L'enciclica non è neanche lunga, per la verità. Però il succo è quello. E oggi chi vive la divina misericordia? Forse tutti, mi auguro. Mi auguro. Andiamo avanti. Ma la misericordia comunque penso che sta nelle piccole cose. Tutto parte Sì. anche dal contesto familiare, no? Io mi accorgo, ad esempio, la virtù della pazienza. Prima la devi Esattamente. applicare in famiglia, la famiglia è una scuola, una palestra, e poi questa virtù la puoi applicare nella società, con gli altri, nel posto di lavoro, nella tua comitiva di amici, in chiesa, in parrocchia, ovunque. Lo stesso la misericordia, cioè se noi vogliamo ottenere misericordia da Dio perché Dio perdona sempre i nostri peccati, allo stesso modo, allo stesso tempo, dobbiamo essere capaci di perdonare il prossimo. Invece, dobbiamo anche dire che molte volte noi pretendiamo la misericordia da parte del Signore, però quando poi qualcuno magari commette un errore, uno sbaglio, che sia grave o meno grave nei nostri riguardi, a volte poi non siamo capaci di porgere l'altra guancia o di mostrare la stessa misericordia che noi in un certo senso ci aspettiamo da Dio. È tutto questo tra virgolette, il problema, ecco. Allora, ricordati che sempre Santo Padre un giorno disse durante un'udienza negli anni Ottanta, questa, disse: come mi piacerebbe vedere i giovani, anzi, ti dico anche l'84, era perché poi ideò le giornate mondiali della gioventù, disse: come mi piacerebbe vedere i giovani sul tram, nella metropolitana, in macchina con il rosario in mano. Come mi piacerebbe che i giovani veramente non si vergognassero dell'avere la croce al collo, il rosario in mano, croce al collo che può essere anche nascosta, però il rosario in mano, pregare, entrare in chiesa. A me viene da ridere, ma purtroppo ha ragione il Santo Padre, ossia, poi molto si è avverato di quel che ha detto. Io, ripeto, sarà che sono innamorato di Medjugorje, ma molto anche da lì viene oggi. Cioè, molta fede moderna, molta fede della nuova generazione viene da là. Carol lo disse nell'84. Medjugorje oggi è il confessionale del mondo, la redenzione umana, la dives in misericordia vengono da Dio. Sì, ma un buon spunto sono questi grandi santuari. Oh mamma, lo elevato livello di santuario, è una chiesa nei Giugori ancora, non essendo riconosciuta giustamente, le apparizioni sono in corso. Tutto si ricollega, Rita. Sì. Nel 79 il Papa prende penna per scriverla, vives in misericordia, ossia vivere nella misericordia, e ci fa capire la sua immensa bellezza, che non potrà mai essere piena senza la Redemptor hominis, ossia senza la redenzione degli uomini. Incredibile, Esatto. tutto collegato, ma il Papa è un apostolo di Dio. Eh sì, a proposito di Papa, inviterei appunto a pregare per il nostro attuale pontefice, perché purtroppo lo Sì. devo dire, ogni giorno leggo tante frasi cattive,
perfide nei confronti del Santo Pontefice, e soprattutto quello che mi dispiace è leggere queste frasi nei profili di persone che comunque si reputano cattoliche e che accostano la figura del Santo Padre a un eretico, addirittura all'anticristo. Quindi io direi veramente di pregare per Papa Francesco perché ne ha tanto di bisogno. E pregare anche per queste persone che si spingono oltre al loro credo, perché loro dicono di essere cattoliche, però allo stesso tempo, tra virgolette, insultano e calunniano il Papa, che lo ripeto, perché tutti dovrebbero saperlo, il Papa è il successore di Pietro. Si può essere o non essere d'accordo, capire o non capire un'enciclica, perché a volte non tutte le encicliche magari sono chiare e qui ci può anche stare una critica, un dubbio, la qualsiasi cosa, però arrivare a scrivere determinate cattiverie non lasciano più pensare che quella persona sia veramente cattolica o convertita, perché un vero convertito prega per il Papa, lo sostiene con la preghiera, non lo giudica e soprattutto non lo invanga. Ma sai cos'è, Rita? La bontà è una merce rara al mondo. Vedere un papa che non ha paura di nulla, adesso qui entriamo un po' nel quotidiano, non ha paura di nulla, va a comprare gli occhiali da solo, gli occhiali da vista in un qualsiasi negozio romano, esce da solo con la macchina insieme al suo autista naturalmente e va in mezzo alla gente come nulla fosse. Questo, Rita, crea invidia. Perché non tutti al mondo sono buoni e non tutti purtroppo riescono a vivere la fede come lo fa il Papa. Io adesso tu non ti ricordi, sei dell'89 mi pare nati, sono del 78 per cui ho un po' di anni più di te. Nell'epoca di Giovanni Paolo II, io non ero religioso all'epoca, ma sai quante cattiverie sentivo contro il pontefice? Anche negli ultimi anni, addirittura adesso c'è gente che mi dice a me: come fai a credere in quel Papa? Beh, ragazzi, quando un uomo soffre, va in mondovisione, non riesce più a parlare e non usa tutti questi mezzi, trucchi, parrucchi, ritocchini per non farsi vedere vecchio. Dio ci ha fatti così. Siamo creature stupende al cospetto di Dio, non servono tutti questi trucchetti e parrucchetti. Giovanni Paolo II è andato in televisione quell'anno, in quel famoso Angelus che poi non riuscì a proferire parola, era finito, era morto in mondovisione, eppure volle andare per benedire l'umanità. E se questa non è santità, ma la santità crea invidia, Rita. Il diavolo non è in paradiso, i santi sì. I santi sono uomini, sono imperfetti, però vanno in paradiso e là non si può andare. Giovanni Paolo II è imperfetto con noi, eh? Non dico una blasfemia, è un uomo. Eppure in paradiso perché non è perché è il Papa, perché ha saputo interpretare, ha saputo Ha saputo interpretare vivere il davvero Vangelo. la. Ma scherzi? Certo, è stato un apostolo di Dio vero. Come lo sei te, come il tuo marito, magari voi avete un'altra chiamata, avete di fare una famiglia santa come molti amici, ma lui ha vissuto la sofferenza, ha vissuto la redenzione umana sulla sua pelle, ha vissuto la diversa misericordia del suo cuore, della sua anima. Io rido perché lo amo immensamente, Giovanni Paolo II, certo, Gesù è Gesù, ma Carlo è stato un apostolo mirabile, ha fatto cose che io non so se tornerà, cioè adesso c'è Francesco, la verità, il Papa della verità, Benedetto XVI, è anche per questo che è stato così attaccato nei giornali. Giovanni Paolo II ha vissuto per la verità, ragazzi, non è un gioco la verità, ti comprometti in prima persona, lui l'ha fatto, hai capito? Per cui da lì, come fai ad attaccare un Papa? Lo attacchi per forza, sei invidioso, uno è buono, tu no, e lui è buono, tu no, buono è solo Dio, sì, è vero. Però il Papa era un giusto, era un giusto, era. Chi è giusto oggi? Chi è disposto veramente a vivere per gli altri? Ciao. Però lui è santo ed è in paradiso, pur essendo un uomo non perfetto, ma in paradiso, perché Dio ci ha salvati tutti, come San Pietro che lo ha tradito. E questo, Rita, è la verità, hai capito? Cioè, tutto lì gira, redenzione umana, viversi divina misericordia, vivere nella misericordia, poi. Adesso ti do un altro spunto per un'altra puntata.
la Redemptor Missio, cioè una chiesa che deve diventare missionaria di Dio nel mondo. Eh sì, Questo è un altro tema che toccheremo più avanti. questo è interessante, infatti più avanti toccheremo anche questo tema, anzi sarà il prossimo tema. Io direi di concludere questa Sì. edificante chiacchierata, ecco, sul pontefice, su Karol Wojtyla, sui pontefici in generale, che sono veramente delle luci per questo mondo di tenebre, con una frase del grande Giovanni Paolo II al momento della sua elezione. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le Anzi, porte a spalancate le Cristo. porte a Cristo, 22 ottobre 1978. E lì quelle porte le ha veramente aperte il Le mondo al aperte, sì. paradiso. Io ti ringrazio, ti ringraziamo, ti ringrazio a nome di tutti per essere stato questa sera con noi. Ringrazio Ricordo. io voi, ringrazio il pubblico che gentilmente, sempre gentilmente, è stato ad ascoltare le parole di un povero fedele, poverissimo fedele, che Siamo tutti in parla dei papi. cammino. Siamo tutti in cammino, E sempre siamo tutti in ricordo a cammino. tutti i nostri amici che se volessero rivedere la puntata la trovano nel mio canale YouTube, Rita Sberna. E noi ci sentiamo la prossima settimana. E saluto Andrea e saluto tutti voi. Buona serata. Grazie di tutto, buona serata. Ciao a tutti.